Vogliamo le donne felici dei tempi a venire rivolgere il pensiero alle umiliazioni delle donne che le precedettero e ricordare con gratitudine i nomi di quelle che aprirono loro la via alla non mai goduta, forse appena sognata, felicità. Con le parole della famosa patriota rivoluzionaria Cristina Di Belgioioso, la Biblioteca Nazionale di Bari ha proposto per la Festa della Donna del 2012 una mostra che, prendendo spunto dalle carte del meridionalista e umanista altamurano Tommaso Fiore conservate nella biblioteca, intende ripercorrere il difficile cammino delle donne italiane dalla conquista del suffragio femminile fino ai primi anni 60. La mostra bibliografica documentaria a cura di Anna Casatella è inserita all'interno della sesta edizione del Festival d'Arte, una scintilla che accende l'universo, che prevede altre mostre e iniziative tutte interessanti per tutto il mese di marzo presso la Cittadella della Cultura di Bari. Questo è un festival che è arrivato alla sesta edizione, qui alla Biblioteca Sagariga di Visconti Volpe. Abbiamo una prima mostra che è questa mostra pittorica di 12 artiste. E poi abbiamo al piano di sopra una mostra storico-bibliografica che riguarda quello che è stato possibile trovare negli scritti e nel deposito di Tommaso Fiore, sulle donne. E quindi è un carteggio molto interessante, è un carteggio storico. Dal 15 marzo ci sta una nuova mostra, questa mostra sarà però all'Archivio di Stato, sempre al femminile in questo caso, è una sola artista. E poi il 22 marzo il festival propone una serata dedicata alla poesia. La mostra vuole essere un contributo alla ricostruzione del ruolo delle donne nella storia d'Italia dal secondo dopoguerra ai primi anni 60, attraverso il carteggio dell'antifascista Tommaso Fiore, conservato presso la Biblioteca Nazionale di Bari. Tra i documenti esposti, i volantini dei partiti politici del dopoguerra per invitare al voto le donne, la corrispondenza con la rivista Noi Donne per l'organizzazione del primo congresso della stampa femminile tenutosi nel 1952, con l'Unione Donne Italiane e alcune letterate come Maria Brandon Albini, Antonietta di Bari Bruno, Rina Durante. La Biblioteca Nazionale di Bari, per la Festa della Donna, presenta questa mostra che, partendo dal carteggio e dall'archivio di Tommaso Fiore, vuole illuminare la vita delle donne che sono vissute a cavallo tra il secondo dopoguerra e i primi anni 60 e l'impegno e le lotte che queste donne hanno affrontato per garantire l'emancipazione. In questa teca, troviamo lettere sindacali, è sempre una richiesta, insomma, di intervento rivolta a Tommaso Fiore, perché la presenza di Tommaso Fiore era un elemento di prestigio, una garanzia di serietà di qualunque manifestazione si organizzasse al momento, insomma, quindi la sua presenza era importante.